questa settimana alterneremo i primi cenni sul linguaggio di programmazione C, riprendendolo in modo chiaramente più organico e strutturato rispetto ai flash che vi ho fatto velocemente la settimana scorsa, tanto per avere un'idea del punto d'arrivo, inframmezzandolo però a una buona dose di nozioni o informazioni più generali che coprono in parte un'idea generale della struttura dei calcolatori, quindi di quali macro componenti è composto un sistema di elaborazione moderno, in generale, poi ogni singolo sistema potrà avere delle varianti rispetto a quella che è la configurazione normale, e entreremo anche in dettaglio almeno inizieremo tra questa settimana e concluderemo la prossima, sulla codifica dell'informazione all'interno dei sistemi digitali. Allora, partiamo da una parte più descrittiva, in cui cerchiamo di analizzare quali sono le componenti interne al calcolatore. Ricordandoci che da un lato ci serve per riuscire a capire qual è lo strumento che abbiamo di fronte, che cerchiamo di programmare, e dall'altro ci sono dei concetti che ci serviranno, soprattutto quello di ingresso uscita, ma anche di memoria, non ci serviranno proprio per riuscire a costruire i programmi. Beh, questa figurina in realtà oramai, oggi, al giorno d'oggi, la insegnano già alle scuole elementari, no? Il fatto che, quindi non, per fortuna non ci fermiamo qua, ma entriamo dentro, il fatto che un elaboratore sia composto principalmente di un blocco che è in grado di fare le elaborazioni, come dice anche il nome. Cioè, lo scopo di un computer, di un calcolatore, è quello di fare dei calcoli o delle elaborazioni, chiamatele come preferite. Fare queste elaborazioni richiede come minimo due componenti che sono gli unici due indispensabili: qualcosa che sia in grado di fare i calcoli, di fare le operazioni, di, diremmo noi, eseguire i programmi, tra un attimo, e una certa quantità di memoria nella quale memorizzare sia i programmi che devono essere eseguiti, sia i dati su cui questi programmi lavorano. Tipologie di memoria, vedremo che ce ne sono a dozzine. Dopodiché la macchina, il calcolatore, sarebbe autosufficiente. È in grado di fare i conti, è in grado di avere la capacità di memoria in cui trovare il programma da eseguire, l'istruzione da eseguire, e per trovare i dati su cui deve lavorare e salvare i dati elaborati, finisce lì. Se non fosse che questa elaborazione deve essere utile a qualcuno. E quindi normalmente diventa importante anche avere, per un calcolatore, la possibilità di comunicare con il mondo esterno attraverso operazioni di ingresso, cioè acquisizione di informazioni dal mondo esterno. Nel caso di un personal computer stiamo parlando della tastiera, attraverso cui il calcolatore acquisisce dall'utente i comandi, i dati, le informazioni. Stiamo parlando del mouse, stiamo parlando del microfono, stiamo parlando della webcam, stiamo parlando di tutte quelle che sono le periferiche, ossia dispositivi aggiuntivi, attraverso i quali il calcolatore può acquisire informazioni, in questo caso abbiamo fatto gli esempi, dall'utente. Ma non solo dall'utente. Potrebbe acquisire informazioni, non so, da uno scanner, da un sensore ambientale che misura la temperatura, da tutta una serie di altri dispositivi che sono in grado di acquisire delle informazioni. Questa operazione la chiamiamo di input o di ingresso. Prendere informazioni che stanno all'esterno del calcolatore e portarle all'interno del calcolatore. Questo significa avere gli opportuni dispositivi che permettono di intercettare queste informazioni. Esempio più semplice, la tastiera. È fatto in un certo modo perché permette di inserire dentro il calcolatore le informazioni, in modo che il calcolatore non faccia l'elaborazione così che vuole lui, ma quella che voglio io, perché io gli fornisco le informazioni. In modo simmetrico ci sono unità d'uscita, la quale permette al risultato dell'elaborazione di uscire dal calcolatore, mostrato a video, ascoltato,
cioè quando usate il PC come player di MP3, l'unità di uscita sono le casse, no? Del vostro calcolatore, oppure la stampante, oppure lo schermo, dicevo. Oppure il PC che controlla un braccio robotico all'interno di una fabbrica, l'unità di output sono i motori del robot che muovono il braccio e si sperano che costruiscano un pezzo e non distruggano nulla. Quindi la tipologia, la varietà di unità di ingresso e di uscita è molto ampia perché dipende fortemente dall'applicazione che il calcolatore sta cercando di risolvere. Se è un'applicazione di ufficio, quindi di utilizzo normale da personal computer, un'applicazione industriale, un'applicazione di monitoraggio. Oggi, come dicevamo la volta scorsa, i calcolatori sono un po' ovunque. E quindi sono molto diverse nella loro natura e vedremo forse dei flash su alcune carrellate rapide più avanti. Ma condividono tutte comunque la stessa logica di funzionamento. Ci sono delle quantità, delle realtà fisiche, pressioni. Ad esempio, il fatto che l'utente prema in un certo punto, sposti un certo oggetto, eccetera, emetta certi suoni, e questo viene convertito in un formato binario che il calcolatore poi potrà prendere ed elaborare. Ovviamente noi ci dovremo concentrare per primi, no, su questo formato binario. Ecco, la memoria là sopra in realtà è suscettibile di una prima grossa distinzione quando parliamo di memoria. Purtroppo si usa lo stesso termine per due cose che sono molto diverse, purtroppo, è lo stesso termine. Memoria significa, in generale, un dispositivo elettronico che è in grado di ricordare delle informazioni, e questa è una definizione molto semplice se vogliamo. Esistono però due tipologie completamente distinte di memorie. Quella che viene chiamata la memoria centrale e tutto il resto, che per fare una differenza chiameremo memoria di massa. Che differenza c'è? La memoria centrale è una parte di memoria che interagisce direttamente con l'unità di elaborazione. Memoria centrale e unità di elaborazione sono inseparabili, nel senso che sono due oggetti separati, distinti, ma l'uno senza l'altro non può funzionare. Una parte di memoria che è strettamente collegata alla CPU, diciamo così, alla componente che è in grado di effettuare le elaborazioni, e dentro la quale risiede il programma, risiedono i dati su cui l'unità di elaborazione deve lavorare. Quindi l'unica, che tra l'altro è l'unica tipologia di memoria che è direttamente accessibile all'unità di elaborazione. Quindi dentro un vostro qualunque tipo di calcolatore ci saranno sempre due componenti, che sono l'unità di elaborazione e la memoria centrale. La memoria centrale contiene i programmi e i dati su cui l'unità di elaborazione lavora. L'unità di elaborazione non è in grado di eseguire un programma se questo non è nella memoria centrale. Non è in grado di conoscere un dato se questo dato non viene salvato nella memoria centrale. E allora non basterebbe la memoria centrale, visto che l'unità di elaborazione è obbligato a usarla e fa tutte le proprie operazioni passando dalla memoria centrale, che poi è quella che chiamiamo memoria RAM o DRAM nei calcolatori, lo trovate, no, nelle specifiche tecniche delle macchine. No, non basterebbe avere solo il tipo di memoria centrale, e quindi dobbiamo inventarci un altro. Perché? Ma perché la memoria centrale ha due difetti. Uno, che costa tanto. Andate a comprare 100 GB di RAM, no? Cambiate idea, magari ne comprate 4, no? In un calcolatore, 6, ma non, quindi il costo a gigabyte è ancora di decine di euro per gigabyte. Ma l'altro difetto, forse ancora più grave, è che la memoria centrale è volatile, ossia quando voi spegnete, togliete la corrente, spegnete il calcolatore, tutto il contenuto della memoria centrale scompare, no? Viene cancellato. No? Mi sarà sicuramente capitato di lavorare, a un certo punto manca la corrente, sui portatili no, perché di solito hanno tutti i meccanismi di ibernazione per cui salvano lo stato. Ma se lavorate su un PC fisso e, non so, vostra sorella si inciampa nel cavo e stacca la corrente, perdete tutto ciò che stavate facendo in quel momento. Tutto ciò che, tutti i dati, le applicazioni che non erano ancora state, usiamo il termine, salvati. Salvati cosa vuol dire? Trasferiti sulla memoria, appunto la memoria di massa. La memoria di massa comprende gli hard disk,
comprende le chiavette USB, comprende le schede di memoria flash, no? Le memory card di vari tipi e dimensioni che ci sono in giro adesso, i dischi allo stato solido, tutte le tipologie di memorizzazione che, diciamo così, al contrario della memoria centrale, costano poco. Se voi pensate che prendete un disco da 500 GB, vabbè, a parte adesso che i prezzi sono aumentati perché c'è stato un problema di allagamento nelle fabbriche che li costruivano, ma se no comprate un disco da 500 GB di hard disk allo stesso prezzo con cui comprate magari 8 GB di RAM, quindi costa 100, quasi un ordine di grandezza, quasi due ordini di grandezza in più, no? 50 volte di più, di meno, pardon, la memoria di massa. Costa molto meno, non è volatile, nel senso che i dati che salvate su hard disk non si cancellano se togliete la corrente, se spegnete il computer, non li perdete per il fatto di spegnere il computer, li potete perdere per due altri motivi, i dati salvati su hard disk: o fate casino, li cancellate per sbaglio, o si rompe il disco. Entrambe queste cose succedono sempre, cioè sempre, prima o poi, a tutti. Ok? Voglio fare terrorismo. Immaginate di andare a casa, accendere il vostro computer e il disco dice: disco guasto, rotto, non si accende più. Ok? Vivete sempre costantemente con questo terrore. Perché succede, un giorno o l'altro succederà. Ma non è, non sto portando rogna. È un fatto, è già successo a me un certo numero di volte, ma a tutti. Quindi premunitevi, ok? A casa, prima cosa, facciamo un backup, copiamo i dati importanti, e teniamoli aggiornati. Altrimenti piangerete. Va bene, ma a parte questa parentesi, dicevamo, la memoria di massa costa meno e quindi è più capiente. Possiamo fare gli hard disk da un terabyte, da due, così possiamo perdere più dati quando si rompono, perché costano meno. Sono legate alla capacità, la capienza e il prezzo. Non sono volatili, cioè mantengono i dati anche se spegniamo il calcolatore, anche se stacchiamo la corrente, spegniamo tutto, i dati su una chiavetta, finché la chiavetta non si rompe, sono lì, o finché non li cancellate. Però questa memoria di massa ha altri due difetti. E poi metteremo dei numeri dietro questi ragionamenti man mano che andiamo avanti. Oggi stiamo solo facendo il quadro generale. Ha due difetti che sono: uno, che la memoria di massa non è direttamente collegata all'unità di elaborazione. Quindi il computer non può eseguire un programma per il fatto stesso che il programma sia salvato sul vostro hard disk. Dovrà prima prendere il programma salvato sull'hard disk, caricarlo in memoria centrale e poi da lì eseguirlo. E viceversa, quando voi scrivete un documento, questo documento non lo potete scrivere direttamente sulla chiavetta. Ma mentre lavorate il documento starà in memoria centrale e poi a un certo punto voi fate l'operazione di salvataggio che trasferisce ciò che avete fatto su hard disk o su chiavetta, sempre meglio non farlo su chiavetta, perché basta un piccolo falso contatto che poi Word impazzisce perché non riesce più a salvare il file e avete perso il lavoro. Quindi questa memoria di massa non è direttamente collegata all'unità di elaborazione e quindi richiede operazioni esplicite di trasferimento dati, che poi prendono nomi diversi: caricamento, salvataggio, esecuzione di un programma, eccetera. L'altro difetto è che è lenta. La velocità di un hard disk è circa 1 milione di volte più lenta rispetto alla velocità della memoria centrale. Riprenderemo questo concetto quando parleremo di sistemi operativi, dove la macchina deve cercare di ottimizzare l'uso della memoria tra una memoria centrale rapida, veloce ma scarsa e un hard disk molto capiente ma relativamente più lento, decisamente più lento. Allora, dicevamo, questi sono, se vogliamo,
disegni. Nella pratica però esistono dei circuiti elettronici, circuiti integrati, che realizzano queste componenti. No? Queste sono fotografie di componenti che se aprite il computer li vedete, o meglio, la memoria centrale la vedete, perché è fatta di modulini, diciamo così, innestabili che potete prendere, togliere, aggiungere nel vostro calcolatore. Il microprocessore c'è, ma normalmente non lo vedete perché è coperto dalla ventola, dalla lette di raffreddamento e dalla ventola di raffreddamento. Quindi sotto c'è il microprocessore. Volendo si può vedere, basta togliere la ventola, ma non fatelo. Se, no, no, non si rompe, però la lette di raffreddamento e il processore sono incollati da una pasta termoconduttiva che permette di smaltire meglio il calore. Se lo voi lo togliete e lo rimettete senza rispalmare meglio la pasta, rischiate di aumentare la resistenza termica e quindi far lavorare peggio il processore, farlo raffreddare peggio. Quindi magari fatelo su un computer di un amico, no, scusate, un computer che non usate più. Dentro ci sono questi due componenti, no? Che sono la versione reale, circuitale, di quei due concetti, la unità di elaborazione, cioè il microprocessore che svolge tutte le operazioni, e tutte le istruzioni del nostro calcolatore, tutti i programmi, tutti i software, vengono eseguiti lì dentro. È l'unico componente, non è vero, ma in buona approssimazione sì, è l'unico componente che è in grado di eseguire delle istruzioni, dei programmi. Programmi che trova dentro la memoria centrale. Questi due sono ovviamente collegati tra di loro. Il microprocessore è il componente più importante e di fatto è il calcolatore. Tutto il resto del computer serve per far funzionare il microprocessore, perché è lì che avviene l'elaborazione. Come è fatto il microprocessore? Beh, il proprio interno è anche complesso, ovviamente, è il componente più grande come prezzo, è anche più grande come numero di transistor, come diciamo, complessità circuitale che avete all'interno del calcolatore. È fatto di una serie di blocchi interni, tra cui comincio a accennare a quei tre che sono indicati qua sotto. A destra, in basso, trovate un blocco che si chiama registro o registri, perché ce ne possono essere più di uno, e stanno a rappresentare una serie di celle di memoria che il microprocessore ha al proprio interno. Queste celle di memoria sono quelle nelle quali il microprocessore parcheggia i dati o memorizza i dati su cui deve lavorare. Un attimo fa abbiamo detto, ma i dati su cui deve lavorare un programma li vogliamo nella memoria centrale. Sì, perché la CPU, cominciamo pure a chiamarla così anziché microprocessore, la CPU può accedere solamente ai dati presenti nella memoria centrale. Ma può leggerli e scriverli, ma non può direttamente elaborarli. Se devo fare la somma di due numeri, 3 più 2, e questi 3 e questo 2 sono memoria centrale, la CPU come prima cosa deve prendere questi dati dalla memoria centrale e trasferirli nei registri interni. Questi registri sono piccole celle di memoria. Dico piccole perché si parla di qualche decina di celle di memoria, a differenza della memoria centrale dove ci sono gigabyte, quindi miliardi di celle di memoria. Pochi registri, poche celle in cui mette i dati su cui sta lavorando adesso. Lavorando cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un circuito, una serie di circuiti che hanno questa sigla strana, ALU, che sta per unità aritmetico-logica, di cui impareremo poi che cosa fa, cioè impareremo a farlo noi a mano, che è in grado di fare le operazioni, somma, sottrazione, confronto, moltiplicazione, divisione e poco altro, poco altro perché tutto il resto si ottiene combinando, no, le operazioni elementari. Quel circuito è quello che è in grado di fare le operazioni e questo circuito è collegato solamente ai registri della CPU. Quindi abbiamo tutta una serie di passaggi intermedi, abbiamo un dato che è nella memoria centrale, questo dato lo prendo e lo metto in un registro della CPU. Una volta che questo registro, l'unità aritmetico-logica è in grado di usare quel numero per fare somme e sottrazioni, ad esempio una somma. Il risultato della somma dove va a finire? In un altro registro interno alla CPU. Se poi voglio, questo risultato della somma lo trasferisco nuovamente nella memoria centrale.
Questo è un meccanismo di basso livello che noi come programmatori in C non vediamo, non ce ne accorgiamo. Se programmassimo in codice macchina, sì, sarebbero tutti i trasferimenti di operazioni che dovremmo fare esplicitamente. E chi è che decide quali operazioni devono essere fatte? Cioè, chi è che dice a quell'unità aritmetico logica ma adesso bisogna fare una somma oppure bisogna fare una sottrazione? È quel blocco che sta lì in mezzo che qui è chiamato unità di controllo. L'unità di controllo è un po' il direttore d'orchestra, che lui agita le bacchette e gli altri fanno, e gli altri suonano. Quindi all'interno di una CPU c'è sempre un'unità di controllo, una parte della CPU è composta da logica di controllo, che decide che cosa devono fare gli altri blocchi interni e in parte anche esterni alla CPU stessa. Dagli ordini, dai comandi, lei non fa niente, non tocca mai un dato, però dice agli altri che cosa devono fare. E come fa l'unità di controllo a sapere cosa gli altri devono fare? Lo deduce dal software che è stato scritto, dal programma che in quel momento la CPU deve eseguire. Le parti che sono disegnate di sopra sono parti più di interfacciamento con la memoria centrale. No? Sono delle unità sempre interne alla CPU che servono alla CPU per poter accedere alla memoria centrale, poter leggere un certo dato e quindi c'è questa parte qua di gestione degli indirizzi, di gestione dei bus, vedremo che cosa si intende con bus tra un attimo, no? Che costituiscono l'interfaccia, il collegamento tra la CPU e la memoria centrale. Quindi di fatto quando dicevamo un dato deve partire dalla memoria centrale e arrivare dentro il registro, da dove passa? Beh, sono queste due unità qua che gestiscono il trasferimento su ordine dell'unità di controllo. E quando dicevamo l'unità di controllo decide che operazioni devono essere fatte perché il software dice che a un certo punto bisogna fare una somma oppure bisogna fare un confronto, il software viene decodificato da quest'altra unità che riceve l'informazione dalla memoria centrale e istruzione per istruzione capisce che cosa significano queste istruzioni, passa le informazioni su che cosa significano le istruzioni all'unità di controllo, la quale dà gli ordini affinché queste istruzioni possano essere eseguite. Questo a grandi linee. Tenete presente che l'esecuzione di un'istruzione al giorno d'oggi dura circa anche meno di un miliardesimo di secondo. Quindi tutti questi processi, scambi, dati che vengono trasferiti da un blocco all'altro avvengono alla velocità di elaborazione molto elevata. Dicevamo, il microprocessore, la CPU parla con l'esterno, parla col resto del sistema, parla col resto del laboratorio. E come fa a parlare? Parla attraverso una serie di tubi, diciamo, questo è un disegno che mi ricorda un po' un idraulico, parla attraverso una serie di canali, no, di comunicazione. Se voi prendete il microprocessore della figura precedente e non solo gli togliete la letta, ma lo staccate proprio dalla scheda, non si rompe, bisogna solo alzare il fermo che lo tiene al suo posto, guardate sotto, vedete che lui sotto ha diverse centinaia di piccoli contatti, di piccoli piedini. Questi piedini di fatto servono per trasferire segnali elettrici digitali, zeri e uni, dal processore al resto del laboratorio, al resto della scheda madre, al resto dei componenti che sono presenti sulla scheda madre, tra cui ovviamente più importante la comunicazione con la memoria centrale. Questi piedini sono organizzati in tre gruppi. Questi gruppi prendono il nome di bus. Un bus è un canale di comunicazione di dati, no? Un autobus, no? Che permette di spostare dei gruppi, dei blocchi di dati avanti e indietro. Di questi bus prendono il nome di bus di controllo, C, control, bus dei dati e bus degli indirizzi. D sta per dati, A sta per address, ossia indirizzi. Capiremo meglio quando vedremo l'indirizzamento della memoria. Quindi di fatto i bus, per ora lo lascio così, lo riprendiamo il discorso quando vedremo la memoria, sono i canali di comunicazione tra la CPU e il resto del sistema. Quando voi comprate una scheda da mettere nel vostro computer, aprite il computer e la infilate dentro i connettori, gli slot cosiddetti liberi, ecco, state collegandovi al bus di sistema della CPU.
quei piedini, i contatti della scheda che avete comprato, quando vanno, entrano nel connettore della scheda madre, vanno a contattare, ad agganciarsi a quei fili lì. Quindi sono oggetti fisici, reali, sono dei fili, dei connettori. E questi bus quindi fanno circolare, questo è un esempio di un connettore, in realtà non è del bus di sistema, ma è del bus delle periferiche, quei sono i connettori su cui si aggancia l'hard disk, è il sistema che permette di far circolare le informazioni tra le varie componenti del calcolatore. È un po' una navetta che porta avanti e indietro le informazioni tra le varie componenti, questo è ad esempio un processore, questo è la memoria, questi possono essere dei chip periferici che gestiscono ad esempio la scheda video, questi sono dei connettori che gestiscono le memorie di massa, e i dati per far comunicare tra di loro questi componenti transitano tutti attraverso i bus di sistema. Questo per quanto riguarda i componenti che sono interni al sistema di elaborazione. E all'interno del sistema di elaborazione c'è principalmente, dicevamo, il CPU e la memoria, che parlano tra di loro sui bus di sistema. Però prima avevamo detto, attenzione, che ci sono anche le modalità per parlare con l'esterno del calcolatore. Voi prendete un computer, guardate dietro, è pieno di connettori, no? In cui agganciare le cose più strane. Al giorno d'oggi la maggior parte di questi connettori sono USB oppure connettori video, ma poi c'è quello dell'audio, c'è quello delle casse, del microfono. Questi connettori non sono direttamente collegati alla CPU, ma anche quelli per i dischi, per gli hard disk, non sono direttamente collegati alla CPU. Sono, infatti li chiamiamo dispositivi periferici, non centrali. Quando voi collegate, qui c'è l'esempio della stampante, una stampante al PC, questa stampante non va a collegarsi direttamente alla CPU, cioè al bus di sistema a cui la CPU è direttamente attaccata, ma si collega, noi la mettiamo dentro la porta USB, diciamo. Cosa vuol dire? Cos'è sta porta USB? È un connettore che permette, anche questo è stato pensato, inventato per trasferire dei dati, ovviamente. Questo connettore è gestito, lo scambio dei dati su questo connettore, su questo cavo, è gestito da un'opportuna interfaccia. C'è un pezzo di circuito logico anche qua che aggancia, gestisce la comunicazione tra il periferico, cioè qualcosa esterno al calcolatore, e il bus di sistema. Quindi sul bus di sistema non si vanno mai a collegare le periferiche, si vanno a collegare le interfacce, le schede di controllo a volte si chiamano, il controller video, la scheda video. È una scheda che voi mettete nel calcolatore, da un lato si aggancia verso il bus di sistema, quindi può parlare con la CPU, può parlare con la memoria centrale. Dall'altro offre dei connettori a cui attaccare il monitor, a cui attaccare gli schermi. E questi sono componenti esterni del calcolatore. Quindi ogni volta che parliamo di una periferica c'è sempre di mezzo un'interfaccia o un controllore, una scheda di controllo che permette al componente esterno di parlare col bus di sistema. Si mette in mezzo e gestisce la comunicazione, come minimo gestisce la comunicazione. Voi volete vedere, supponiamo, la televisione sul vostro computer, ci sono delle schede che hanno dentro un sintonizzatore TV a cui collegare il segnale d'antenna. Ma non potete prendere l'antenna, il segnale d'antenna e ficcarlo dentro la CPU, dentro il microprocessore. Comprate una scheda di acquisizione video che abbia, diciamo così, il connettore per l'antenna, la mettete dentro il vostro calcolatore, questa scheda è in grado di capire, decodificare il segnale video e metterlo a disposizione attraverso il bus di sistema alla CPU. Le memorie di massa. Prima dicevamo, le memorie di massa, l'hard disk normalmente è dentro la scatola del calcolatore. Il fatto che sia dentro la scatola del calcolatore non vuol dire che faccia parte della memoria centrale, vuol dire che dal punto di vista costruttivo l'hanno avvitato lì dentro. Ma è sempre, la memoria di massa è sempre vista come periferica di sistema.
non sono mai collegate al bus direttamente. Anche qua c'è lo stesso disegno, l'interfaccia, il controller dei dischi che parla a sua volta col disco. Quindi tutte le volte che la CPU vuole sapere, vuole leggere un file che voi avete salvato su disco, chiederà al controller dei dischi, per favore dimmi, ordina all'hard disk di darmi questi dati. L'hard disk leggerà i dati, li darà al controller dei dischi, il quale controller dei dischi li passa alla CPU. Qui c'è sempre questa interazione mediata. La CPU che cosa vede quindi dal suo punto di vista, messa lì dentro? Lei vede i bus. A questi bus è sicura che è attaccata la memoria centrale, se no non potrebbe neanche respirare, non potrebbe neanche eseguire la prima istruzione perché non saprebbe dove prenderla. E sa che a questi bus sono agganciati anche tante interfacce diverse tra di loro, ciascuna delle quali gestisce una o più periferiche, che vanno appunto dagli hard disk alle tastiere, i mouse, gli schermi, le schede audio, televisione, stampanti, tutto ciò che volete. E queste interfacce, schede di interfaccia, spesso, a volte, diciamo che ci possono essere di due tipi. Alcune, se devo collegare un computer a una stampante, sto collegando due macchine tra di loro. Quindi queste due macchine in realtà si parlano scambiandosi dei dati in formato digitale, per me incomprensibile. Ma spesso le interfacce servono per comunicare con l'utente o comunque comunicare con l'ambiente circostante. Allora, dentro, oltre ad avere, diciamo così, una funzione informatica di trasferimento dati, hanno anche una funzione fisica, se vogliamo, quella di trasformare informazione da un tipo di energia a un altro tipo, o meglio, trasformare energia in informazione o viceversa. Quando io sto parlando, la voce, il suono sono onde di vibrazione dell'aria, del mezzo in cui siamo immersi. Queste onde sono diciamo, un'entità fisica, no? Dato dalle onde di pressione che si propagano con certe leggi. Per poter registrare ciò che dico, cosa facciamo? Mettiamo un microfono. Cosa fa il microfono? Il microfono prende le onde di sonore, quindi le variazioni di pressione in certi range di frequenza e di energie, variazioni di pressione, e le trasforma in variazioni di corrente elettrica che viaggia sul filo. Queste variazioni di corrente elettrica vengono a loro volta catturate dall'interfaccia, da scheda audio si dice, no? Dall'interfaccia audio interna al calcolatore, che prende questo segnale elettrico di variazione di tensione e lo trasforma in numeri, che poi verranno rappresentati in binario affinché il calcolatore lo possa elaborare. E quindi abbiamo un passaggio da una quantità fisica, da una quantità analogica, un numero reale, no? Che indica la pressione in qualunque istante di tempo, a una serie di numeri interi o numeri binari, no? Numeri digitali. E questo avviene per tutte le tipologie di interfacce. Poi anche su questo processo qui, quando conosceremo un po' meglio come è fatta la codifica dei numeri, capiremo anche un po' meglio come funziona questo processo di trasformazione, la parola giusta sarebbe trasduzione, no? Di informazione da una forma all'altra. Ecco, tornando alla CPU, abbiamo forse capito un po' di più cosa ci sta intorno, dicevamo che la CPU è composta da questi tre blocchi principali, erano quelli che nella figura di prima erano in basso, no? Unità di controllo, unità aritmetica logica e registri interni alla CPU. Questi sono i tre blocchi fondamentali. Questi registri, dicevamo, sono alcuni, da qualche decina a un centinaio o poco più, no? Di celle di memoria interne alla CPU su cui sono gli unici sui quali la unità di elaborazione può fare i calcoli realmente. Non sono sufficienti per eseguire un programma neanche il più semplice, tutti questi pochi dati. E quindi costantemente, continuamente, la CPU trasporta avanti e indietro dati dai registri della memoria centrale e dalla memoria centrale ai registri. Avanti e indietro
qualche centinaio di milioni di volte al secondo. Poi la dimensione dei registri può variare, ciascun registro può variare. Normalmente nei processori moderni dei personal computer che abbiamo sono tutti registri di 64 bit ciascuno, quindi ciascun registro contiene al suo interno una sequenza di 64 bit, ossia 64 0 e 1. Ma esistono ancora oggi dei processori che al loro interno hanno dei registri solamente di 8 bit. I primi personal computer di 20 anni fa avevano registri da 8 bit. Adesso, per aumentare la potenza di calcolo, hanno dovuto chiaramente anche aumentare la capacità interna dei processori. Ma ancora oggi esistono i processori con quelle potenze di calcolo, cioè probabilmente il processore che c'è dentro questo videoregistratore non ha bisogno di molta più potenza di calcolo. E quindi ancora oggi molti cosiddetti microcontrollori, piccoli processori che sono pensati per sistemi embedded, hanno ancora, diciamo così, capacità di calcolo molto più basse, e quindi strutture interne molto più semplici. Così costano di meno. Non è che uso una tecnologia vecchia perché non mi sono voluto aggiornare, perché ovviamente è tutto un costo, quindi si usa la potenza di calcolo necessaria in funzione del tipo di applicazione. Ma però, a parte questo, i registri sono entità che semplicemente memorizzano dei dati e basta, sono delle piccole scatole. Pensate a una sorta di block notice su cui appuntate i dati su cui state lavorando, ma di una pagina sola, quindi vi stanno pochi dati, però ce l'avete lì sempre in mano, sempre pronto. Ma questi dati poi devono essere elaborati, quindi alla fine noi chiamiamo computer o elaboratore la nostra macchina, ma finora non abbiamo ancora capito dove o chi fa davvero l'elaborazione, chi fa la somma, la sottrazione, perché abbiamo parlato di memoria di massa che trasferisce i dati di qua e di là, ma io i dati finora li ho sempre solo spostati da un posto all'altro. Ma chi è che la fa la somma che devo fare? La fa la unità aritmetico logica. L'unità aritmetico logica, che è all'interno di un blocco un po' più ampio che si chiama unità operativa, che è effettivamente l'unico blocco che conosce, se vogliamo, le regole dell'aritmetica. Conosce come fare le operazioni. E quindi, una volta legge, può accedere ai dati, ai valori contenuti nei registri e fare le operazioni su questi dati. Impareremo un po' di più, questa è un po' una lezione indice, no, che ci fa capire le cose che dovremmo approfondire. Impareremo un po' di più sull'unità aritmetico logica quando impareremo come funzionano i circuiti logici. Quindi qui comincio a accennare queste cose in avanti perché magari molti di voi hanno già visto in parte questi argomenti. Quando vedremo la logica booleana, quindi capiremo come può fare un circuito a fare operazioni sui numeri. E poi c'è l'unità di controllo che, come dicevo, è il regista di tutto questo. L'unità di controllo chiede a tutte le altre unità, la memoria centrale, i registri, l'unità aritmetico logica, qual è il loro stato. Cosa state facendo? Avete finito? È pronto il dato che vi ho chiesto? Avete finito l'operazione che vi ho detto di fare? Il risultato dell'operazione era positivo o negativo? Chiede, cioè, è pronto un dato dalla tastiera? Hai finito di stampare quella pagina che ti ho mandato? Quindi la seconda riga dice che l'unità di controllo chiede a tutte le altre unità a cui ha accesso, e quindi sono l'unità aritmetico-logica, la memoria centrale e i controller delle periferiche, non direttamente le periferiche, qual è il loro stato, cosa stanno facendo? Una volta che sa che cosa stanno facendo, può decidere che cosa devono fare. Sa chi è occupato, chi è libero, e quindi può dare, sa se ok, devo ancora aspettare un attimo, oppure quella unità è libera, può fare l'operazione successiva. Hai finito di fare la moltiplicazione? Bene, ne ho un'altra pronta per te. Oppure non hai finito? Ok, aspettiamo un attimo e te lo dico tra un po'. Quindi chiede a tutti cosa state facendo e emette gli ordini su che cosa dovranno fare. No? È un despota questa unità di controllo, no? Perché dà ordini, non sa negoziare e mettersi d'accordo, dà un ordine e tu lo devi eseguire.
Come fa però l'unità di controllo a sapere se adesso devo fare una moltiplicazione o una sottrazione? O meglio, non se devo fare, se l'unità aritmetico logica dovrà fare una moltiplicazione, perché l'unità di controllo non sa fare operazioni, sa solo comandare ad altri affinché facciano. Questo lo fa sulla base, c'è scritto sulla prima riga, al programma. Quindi il compito dell'unità di controllo, che è il cuore dell'intelligenza della CPU, è quello di capire un'istruzione dopo l'altra il programma che è stato scritto e tradurre ogni istruzione del programma in una serie di ordini di più basso livello alle unità che sono in grado effettivamente di eseguire questi ordini. Di fatto decodifica le istruzioni una per volta e traduce le istruzioni che dicono fai la somma del dato 3 col dato 8 e le traduci in una serie di operazioni, di comandi più elementari del tipo tu questo registro carica 3, quell'altro registro carica 8 e tu unità aritmetico logica fai la somma dei valori contenuti in quei due registri. Quindi scende a un livello più basso. Capisce, se così possiamo dire, fatemelo dire tra virgolette, capisce il programma, capisce le singole istruzioni che compongono un programma e fa in modo che vengano eseguite e sa come devono essere eseguite da parte dei periferici, della memoria centrale, dell'unità aritmetico logica e così via. Quindi è il componente che traduce ogni singola istruzione del programma nelle istruzioni operative per farlo succedere, per farlo accadere, per davvero. L'unità aritmetico logica sa fare la moltiplicazione, ma non sa perché. La fa perché glielo dice l'unità di controllo. L'unità di controllo sa far sì che la moltiplicazione venga fatta e anche su quali dati deve essere fatta. Perché ci sarà un'istruzione nel programma che dice A uguale B per C. O il resto della divisione, come facevamo la settimana scorsa sul massimo comune divisore. E quindi sa qual è l'operazione da svolgere e quindi sa quali ordini deve dare affinché venga svolta. Ma non sa anche, neanche la CPU, neanche l'unità di controllo, non sa perché il programmatore aveva scritto quella moltiplicazione. Quindi in realtà sono tutti componenti molto esecutivi, molto ignoranti, ciascuno fa il suo pezzo. L'unità di controllo ragiona in termini di istruzioni del programma e le altre unità ragionano in termini di operazioni da fare di basso livello. Quindi dal momento in cui voi accendete un computer, questo si accende ed è intrappolato in questo ciclo. La CPU appena l'accendete, l'unica cosa che sa fare è eseguire istruzioni. E per eseguire istruzioni deve leggere da qualche parte. E l'unico posto dove le può leggere è la memoria centrale. Quindi accendete il computer, un microsecondo dopo, tempo che le tensioni si siano sestate all'interno del calcolatore, la CPU si sveglia e dice, ok, dammi la prima istruzione da eseguire. Dove ce l'ho? Ce l'ho in memoria. Allora, cara memoria, dammi la prima istruzione che hai, dammi il primo dato che hai, il dato di indirizzo 0. La memoria gli dà una serie di bit, la memoria non capisce, la memoria memorizza, come dice il nome, quindi gli dirà, io nell'indirizzo 0 ho scritto 0111001, ho questo numero scritto in binario. Lo passa all'unità di controllo, l'unità di controllo capisce, sempre tra virgolette, il significato di quei bit, il significato di quel numero binario, e esegue l'istruzione corrispondente. L'istruzione può essere un caricamento di dati, una stampa, un input, un output, un non calcolo, dipende da quella codifica. Poi, attenzione che il soggetto di questi verbi è diverso, interpreta l'istruzione è l'unità di controllo. Esegue l'istruzione, in realtà è l'unità aritmetica oppure la memoria che esegue l'istruzione perché l'unità di controllo gli ha dato il comando. Ma sono entrambi dentro la CPU, ci sono due pezzi, due componenti della stessa CPU. E poi finita l'istruzione, torno a quella successiva. Dico ok, fatto questo, qual è quella dopo? E vado di nuovo a leggere la memoria quella istruzione successiva, la decodifico, la capisco, la faccio eseguire. Poi torno all'istruzione successiva e così via. Questo ciclo qua si ripete, dicevo, miliardi di volte al secondo.
Sempre, anche se il computer non sta facendo niente, quel niente che sta facendo è controllare miliardi di volte al secondo se non ci sono dei dati, se il mouse non si è mosso, se non arrivano dei dati sulla rete wifi, se stanno arrivando dei dati dal microfono, eccetera, eccetera. Anche se sembra di fermo, no? La CPU non è in grado di fare altro che girare vorticosamente all'interno di questo ciclo. Fetch, decode, execute, si dice in inglese. Fetch, ossia preleva, decode, ossia decodifica, execute, ossia esegue. Noi, programmatori, o che vogliamo diventarlo, abbiamo il compito di scrivere, fare in modo che venga scritto nella memoria centrale una serie di istruzioni tali per cui quando la CPU andrà ad eseguire l'istruzione vorticosamente che abbiamo fatto scrivere noi nella memoria centrale, faccia qualcosa di sensato, di furbo, faccia ciò che ci serve. Quindi questa istruzione della memoria centrale è il software, è il programma, e il programma qualcuno ce l'ha messo nella memoria. Vabbè, questo lo so. E questo ciclo di esecuzione è, immaginate la velocità di cui parlavo, è governato da una serie di tempistiche ben precise. E quindi introduciamo qua un termine che poi si sente sempre, no? Io ho il computer, ho la CPU a 4 GHz. E che è 4 GHz? No? Io so che il forno a microonde lavora a qualche centinaio di megahertz, ma c'entra qualcosa con il gigahertz della CPU? Che cos'è sto dato? No? E cerchiamo anche a volte di poi di scendere un pochino più terra a terra a capire i dati che ci sono sulle specifiche tecniche delle macchine che dobbiamo comprare o gestire. All'interno del calcolatore tutte le operazioni vengono scandite sempre da un ticchettio, un segnale orario, no? Un segnale che fornisce la temporizzazione a tutti gli elementi. E questo segnale prende il nome di clock. Il clock è di fatto un segnale molto semplice, periodico, fisso, con periodicità fissa, con una certa frequenza di ripetizione o un periodo di ripetizione, che chiamiamo frequenza di clock o periodo di clock, chiaramente il periodo è l'inverso della frequenza. E su questo segnale si vanno a fasare, si vanno a sincronizzare tutte le operazioni che avvengono all'interno del calcolatore. Quindi quando io dico carico il valore in un registro, significa che preparo il dato e al prossimo segnale di clock, al prossimo istante di clock, quel registro carica il dato. Quando dico faccio la somma di due valori, allora vuol dire che la CPU predispone gli ordini e al prossimo segnale di clock l'unità aritmetica farà effettivamente la somma. E quello dopo successivo memorizzerà il risultato. Tutte le operazioni avvengono a scatti, no? In corrispondenza dei ticchetti del segnale di clock. E ticchetti che non sono altro che transizioni di una forma d'onda che passa da 0,1, da 0,1, da 0,1, tante volte al secondo. Quando voi comprate una CPU e c'è scritto sopra che quella CPU va a 3,2 GHz, significa che i circuiti interni a quella CPU lavorano con un riferimento temporale di 3,2 GHz, ad esempio. 3,2 GHz sono, giga è un miliardo, sono 10 alla 9, quindi sono 3 abbondanti miliardi di operazioni al secondo, 3 miliardi di clock, di ciclo di clock al secondo. Significa che un ciclo di clock dura circa un terzo di un miliardesimo di secondo, 0,3 nanosecondi, però nanosecondi non rende. Ogni operazione elementare e semplice dura quel tempo. È chiaro che per poter fare un'operazione del tipo 3x7, 3x7 è ancora facile però, prendiamolo come esempio, non basterà un solo ciclo di clock. Perché magari il 3 è nella memoria centrale, quindi ci vuole un certo numero di cicli di clock per prendere il dato dalla memoria centrale e portarlo dentro i registri, un certo numero di
cicli di clock per fare l'operazione, un altro certo numero di cicli di clock per prendere il risultato e riportarlo nella memoria centrale. Quindi quando noi diciamo che una CPU lavora a 3 GHz, significa che il clock interno alla CPU è di 3 GHz. Non vuol dire che esegue 3 miliardi di istruzioni al secondo, no? Che se il mio programma è lungo 3 miliardi di istruzioni viene eseguito tutto in un secondo. Perché ogni istruzione eseguibile del programma richiede un certo numero di operazioni più elementari. Ciascuna operazione elementare dura un periodo di clock. Attenzione però che quello che normalmente troviamo sui dati dei computer è la velocità di clock della CPU, interna alla CPU. Il resto del computer va più lento. Voi trovate le memorie, per esempio la memoria di massa, che vanno tipicamente a 233 MHz. No? Questi dati ci sono, insomma, 133 a 266, scusate. Quelle prime, le più vecchie, erano 133 MHz, adesso lavorano a 266. C'è un clock più lento per certi tipi di operazioni, un clock più veloce per altri tipi di operazioni. Chiaramente la velocità massima ce l'abbiamo all'interno della CPU e in alcuni casi anche dentro la scheda grafica, no? Chi compra le schede grafiche di alto livello, quelle accelerate, ma il resto del calcolatore non ha bisogno forse di tutta questa velocità. Quando devo leggere o scrivere un dato da una penna USB non ho bisogno di farlo a miliardi di dati al secondo, perché tanto la chiavetta non ci starebbe dietro a leggere o scrivere questi dati, quindi si va a una frequenza più bassa. Quindi all'interno del calcolatore c'è tutta una serie di frequenze operative diverse, ciascuna governata da un clock diverso. È scontato, quasi scontato, che se il clock è più veloce ci metto meno tempo a fare le stesse operazioni, a parità di furbizia del processore, del microprocessore. Perché io potrei avere un processore che lavora su un clock più veloce, ma per fare la stessa operazione ci mette 10 periodi di clock. Un altro che lavora su un clock più lento, ma per fare quella stessa operazione ci mette solo 8 periodi di clock, perché internamente è organizzato meglio, perché chi l'ha progettato meglio. Quindi fate attenzione che la frequenza di clock si può confrontare, ah, tu hai il clock più veloce, il computer più veloce, solamente tra modelli simili dei processori. Se prendete processori di marca diversa, che ne so, l'Intel verso la AMD, le frequenze di clock sono sì molto indicative, ma non si possono confrontare direttamente, perché internamente sono fatti in modo completamente diverso questi processori. Dicevamo, queste sono le frequenze dei processori moderni, quindi va oltre i 3 GHz. E qui fa l'esempio che in un periodo di clock, in realtà, la luce, che dicono sia veloce, quasi come i neutrini, percorra circa solamente 1 metro di distanza. Questo tra l'altro spiega anche perché la frequenza di clock così alte siano solamente all'interno della CPU, che è grossa così. Se io mai usassi frequenze così alte su distanze dell'ordine dei 20 centimetri, che è la dimensione di un computer, il tempo di propagazione della luce, del segnale elettrico, diventerebbe rilevante. No? Perché sto andando, sono dei circuiti che vanno veloci quasi come la luce, e però usano la luce per trasferire i dati. Quindi, man mano che aumentano le distanze, per forza le frequenze devono scendere, altrimenti entra in gioco effetti di relatività. Ecco, sempre per avere un paragone di che cosa succede dentro un processore moderno, i processori moderni, tipo l'i7, l'i5 dell'Intel, che sono quelli che sono usciti per ultimi, se voi prendete una qualunque rivista, dice: ah sì, sono costruiti con una tecnologia costruttiva a 32 nanometri. Cosa vuol dire questa roba? Vuol dire che dentro, ricordiamo dalla volta scorsa, sono circuiti integrati, cioè sono circuiti al cui interno ci sono molti miliardi di transistor. Quella dimensione costruttiva è la dimensione di ogni transistor che c'è all'interno di quella CPU. 32 nanometri è un numero, però se andiamo a vedere che cosa corrisponde a questo numero, significa che stiamo parlando di una dimensione pari a 50-100 atomi.
atomi. Quindi un transistor è lungo, largo e alto qualche centinaio di atomi per direzione. Quindi una miniaturizzazione, non dico siamo quasi al limite della miniaturizzazione, ma in realtà siamo molto vicini alle dimensioni atomiche, per cui chiaramente sarà sempre più difficile, anche se tutti ci stanno lavorando, ridurre ancora queste dimensioni. Siamo molto vicini alle dimensioni atomiche, quindi fatto anche il processo costruttivo, devo riuscire a lavorare, a costruire, oggetti che hanno quelle dimensioni. A confronto, la spessore di un capello è di, c'è scritto 100.000 nanometri. Se voi prendete 100.000 nanometri e lo dividete per 32, vengono fuori 3.000. Nello spessore di un capello ci stanno uno in fila all'altro 3.000 transistor. Questa è la dimensione, sono le dimensioni a cui stiamo lavorando. Per quello che possono anche andare veloci, sono talmente piccoli che il tempo di propagazione lì in mezzo è molto basso. Ok, dicevamo, la frequenza di clock è quella che fa andare avanti le operazioni all'interno della CPU, ci concentriamo sulla CPU al momento. Ogni singola istruzione macchina, tipo faccio la somma, faccio la moltiplicazione, richiede un certo numero di cicli macchina. No? Vabbè, dice variabile a seconda del tipo di istruzione, ma anche, aggiungo io, a seconda del processore. La CPU. La memoria, che è l'altro dei due grossi, diciamo così, protagonisti del calcolatore, partendo dalla memoria centrale, ha lo scopo di, l'abbiamo già detto, memorizzare i dati e le istruzioni su cui la CPU dovrà lavorare. Come fa? Noi diciamo, è una memoria, io ho il computer una memoria di 4 GB o 2 GB. Come funziona? Ma di fatto è una sorta di lunghissima cassettiera con una serie di celle di memoria una dopo l'altra, ciascuna identificata da uno specifico indirizzo, ossia un numero. Se voi immaginate una lunga fila di cassette, ciascuno dei quali con un numero che parte da 0 e va avanti. 0 è il primo cassetto, 1 è il secondo cassetto, 2 è il terzo cassetto e così via. Se avete 2 GB di memoria, l'ultimo cassetto, visto che giga è circa 1 miliardo, sarà numerato 2 GB, 1.999.999 come numero. Ciascun cassetto è una cella di memoria, ossia contiene un dato, può contenere un dato binario, un dato numerico. Ok? Quindi ogni cella di memoria è caratterizzata da due numeri. Uno è l'indirizzo in cui si trova e l'altro è il valore che contiene in quell'istante di tempo. L'indirizzo è fisso, cioè è semplicemente il posto in cui si trova. Il dato può cambiare, ogni volta che posso leggere un dato, scriverne un altro, modificarlo, aggiornarlo. E qui infatti si parla di valore corrente, valore attuale di una cella di memoria, valore che ha in questo istante. Un attimo dopo può avere un valore diverso. Se qualcuno la va a modificare, ovviamente, non è che questi dati cambiano spontaneamente. Quindi la memoria è una cosa molto semplice, tutto sommato, dal punto di vista logico. Una lunga sequenza, una lunga tabellina di centinaia di milioni o qualche miliardo di celle numerate in modo progressivo. L'interazione tra la CPU e la memoria a questo punto è molto semplice. Quando io voglio leggere un dato, la CPU dirà alla memoria, comunicherà alla memoria l'indirizzo del dato che gli serve. Mi serve il dato all'indirizzo 12.317.241. E la memoria avrà questo indirizzo, andrà a aprire la cella corrispondente, vedrà che valore c'è e lo passerà alla CPU. E la memoria risponderà alla CPU, bene, il dato che mi hai chiesto è 10111001. Si parlano così. Se noi dovessimo vedere queste conversazioni non capiremmo nulla, perché si scambiano numeri avanti e indietro. Quando la CPU vuole salvare un dato nella memoria, dirà, cara memoria, qui c'è un dato,
110001 e mettimelo nella cella di indirizzo 12.312.806. La memoria prenderà il dato, prenderà l'indirizzo, apre, identifica la cella che ha quell'indirizzo, ci mette dentro il dato, richiude il cassetto e ha finito la propria operazione. Le singole celle di memoria hanno tutte un indirizzo diverso, hanno tutte un valore interno indipendente l'una dall'altra, quindi potenzialmente diverse, ma hanno una cosa in comune, hanno tutte la stessa dimensione. Le celle di memoria sono tutte grosse uguali, contengono un numero fisso di bit. E questo numero fisso di bit è detto parallelismo di quella cella di memoria. Qui noi diremo che una memoria di 2 GB è fatta di 2 miliardi di celle, ciascuna grossa un byte, ciascuna capace di memorizzare un byte. Il termine byte che cosa significa? Significa 8 bit. È un'abbreviazione per dire 8 bit. Oggi nei calcolatori moderni avete delle memorie che hanno un parallelismo, quindi una dimensione della singola cella che è o di 64 o di 128 bit. Quindi sono delle parole un po' più lunghe, dei cassetti un po' più lunghi. Ogni volta che leggo o scrivo un dato verso la memoria centrale, devo leggere o scrivere solo interamente una cella, non posso leggere metà o cambiarne solamente metà. Una alla volta. Normalmente la dimensione, il parallelismo della memoria è uguale alla dimensione dei registri nella CPU. Perché ricordiamo che i registri servivano per parcheggiare i dati che provengono dalla memoria e poi poterci lavorare sopra e eventualmente poi risalvare il risultato. Sarebbe un progetto abbastanza scomodo quello in cui la CPU avesse dei registri che fossero più piccoli oppure più grandi della dimensione delle celle di memoria. Perché vorrebbe dire che ogni volta che devo trasferire un dato devo trasferirlo a pezzettini, due metà diverse. Alcuni processori lavorano così per motivi di risparmio, dove la potenza di calcolo non serve molto. Ma nella maggior parte dei casi la dimensione del registro e la dimensione della cella di memoria sono paragonabili. Allora, questo discorso vale ovviamente per la memoria interna e qui ci sono, se vogliamo, i dati salienti sulla memoria interna, detta anche memoria RAM del calcolatore, che se vogliamo sono le caratteristiche che avevamo già, no, discusso prima, parlando dei vantaggi e degli svantaggi soprattutto di questa memoria. Veloce significa che il tempo di risposta, cioè io chiedo alla memoria dammi un dato, questa mi risponde col dato entro qualche decina di nanosecondi, quindi non è 10⁻⁹, sarebbe 10 alla meno 9, scusate c'è un errore di paginazione, qualche decina di nanosecondi, 50-40 nanosecondi. Quindi vuol dire che nella memoria è possibile leggere, se fossero 50 nanosecondi, 200 milioni di dati al secondo. 50 nano, sì, l'inverso di 200 milioni. È veloce. Attenzione che però la CPU ragiona su una scala di tempi molto più veloce ancora. Perché 50 nanosecondi rispetto a un terzo di nanosecondo, che è il periodo di un clock a 3 GHz, significa che dal punto di vista della CPU, quando lei chiede un dato alla memoria è lenta. Perché per me che ragiono con un clock di un terzo di nanosecondo, una memoria che mi risponde in 50 nanosecondi, vuol dire che quando ho chiesto il dato devo andarmi a fare un giro, a fumare una sigaretta di 150 clock, 150 operazioni, che non posso fare perché sto aspettando che il dato arrivi dalla memoria. Quindi tutto è veloce all'interno del calcolatore, ma su scale diverse. E infatti questo è il motivo per cui vedremo servono le memorie cache, per fare in modo che la CPU, anziché fumarsi una sigaretta, faccia qualcosa di più utile, perché sennò tanto vale avere una CPU iperveloce che poi sta la maggior parte del tempo ferma ad aspettare la memoria. L'altro
nota che volevo di nuovo ribadire è perché c'è poca memoria, poca per modo di dire, perché sono gigabyte, all'interno di un calcolatore, perché costa. E quindi non vado a mettere 40 GB di RAM, se non ne ho veramente bisogno. Mentre invece la memoria di massa, detta anche talvolta memoria esterna, tipicamente gli hard disk o le memorie a stato solido, rispondono, dicevamo, in tempi di risposta molto più lenti. Qui si parla di millisecondi, di nuovo per noi umani un millisecondo è una cosa impercettibile. 50 millisecondi, ma 50 millisecondi rispetto ai 50 nanosecondi delle memorie RAM è un milione di volte più lento. Per leggere un dato da hard disk, per leggere un numero da un hard disk, ci metto un milione di volte in più che leggerlo dalla memoria centrale. Un milione, non mille. Quindi, chi è preoccupato dell'efficienza dei programmi, deve minimizzare il sistema operativo, poi deve fare questo lavoro, minimizzare il numero di accessi all'hard disk. Ve ne accorgete quando sul vostro computer cominciate ad aprire troppi programmi insieme. E di fatto il vostro computer cosa fa? Esaurisce tutta la memoria centrale che ha a disposizione, la riempite tutta. E allora il computer comincia a sforare, il sistema operativo usa un po' di hard disk per salvare dei dati, visto che nella memoria centrale non ci stanno più. E allora vi accorgete che il computer di botto sta diventando lentissimo. E sentite il disco che frulla in continuazione. Sta diventando lentissimo perché, poiché i dati non riescono più a starci nella memoria centrale, il computer è obbligato a continuare a attraversare i dati da memoria centrale alla memoria di massa e viceversa, per usarli tutti, e ogni volta che tocco la memoria centrale pago un milione di volte di penalità. Poi il sistema operativo cerca di ottimizzare queste operazioni il più possibile, ma io che uso il calcolatore mi sto accorgendo, dico, ma qui c'è troppa roba aperta, è meglio se chiudo qualcosa. Cosa vuol dire è meglio se chiudo qualcosa? È meglio se faccio in modo che i programmi che sto usando stiano tutti nella memoria centrale. E l'hard disk venga usato solamente per leggere e salvare i dati, ma non per lavorare in continuazione. Quindi sono cose che percepiamo anche. E vedete il prezzo, nella slide precedente si parlava di 10 centesimi al megabyte, come valore indicativo, poi c'è di tutti i prezzi, qui parla invece di 10 centesimi al gigabyte, quindi vuol dire 1000 volte meno costosa. Mega un milione, giga un miliardo. Quindi la memoria di massa al chilo, anzi al byte, costa 1000 volte di meno. E infatti ce n'è 1000 volte di più. Se prendete le caratteristiche di un computer normale, avrà 1, 2, 4 gigabyte di RAM e mezzo, 1, 2 terabyte di memoria di massa. Tera sono 10 alla 12, che è 1000 volte giga. Di nuovo, queste dimensioni derivano da un buon bilanciamento della spesa. Cioè è inutile spendere troppo in un componente quando poi ti manca l'altro, e confronti i prezzi, e di fatto la capacità viene una conseguenza dei prezzi disponibili. La memoria centrale, dicevamo che ha questo tempo d'accesso, ricordiamocelo, questo ci servirà molto più avanti, quando parleremo di memoria di massa, il tempo d'accesso è costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho 2 miliardi di celle di memoria, leggere la numero 3 o leggere la numero 1 miliardo e mezzo richiede lo stesso tempo. Non ce n'è una più fortunata o l'altra meno fortunata. Sono tutte ugualmente accessibili da parte della CPU. E questo dà il nome alla memoria RAM. La memoria centrale si chiama spesso memoria RAM perché è una memoria random access memory. Memoria ad accesso casuale. Dove occhio che casuale non vuol dire che vi dai i dati a caso, ma vuol dire che puoi accedere in qualunque ordine, sarebbe più giusto dire memoria di accesso arbitrario. No? Arbitrariamente puoi prendere un dato, l'altro, l'altro, non ti cambia nulla, non è importante dove sono messi i dati. Cosa che invece normalmente non è vera con le memorie di massa. Perché se un dato ce l'hai scritto da una parte sull'hard disk vicino al dato precedente, oppure l'hai scritto dalla parte opposta dell'hard disk,
il tempo di accesso può cambiare anche di molto, può essere anche 10 volte più lento. Mentre invece nella memoria interna questo difetto non c'è. Vabbè, questo è... Cosa viene memorizzato nella memoria centrale normalmente? Quindi se io potessi adesso aprire il calcolatore e fotografare il contenuto della memoria centrale. Ecco, vedrai che una parte della memoria centrale della RAM contiene il sistema operativo. Windows o macOS o Linux o quello che avete installato. Che è un programma, come tutti gli altri, è un software come tutti gli altri, semplicemente è il software che noi usiamo per far partire gli altri software, il software di base, no? Il software minimo del calcolatore. Più i programmi. In questo momento sto usando PowerPoint per mostrare queste slide, e chiaramente in memoria RAM ci sarà il codice eseguibile del programma PowerPoint. Se no il computer non lo potrebbe eseguire. Oltre che avere ovviamente i dati su cui sta lavorando PowerPoint. E poi, soprattutto nei calcolatori portatili o in quelli meno costosi, una parte della memoria RAM viene usata per gestire l'immagine video. Anche qua lo riprenderemo quando parleremo delle schede video. Per generare quell'immagine è necessaria una certa quantità di memoria, perché ogni puntino, ogni pixel di questa immagine ha un colore e deve essere codificato da qualche parte. Le schede video più evolute hanno una memoria propria sulla scheda. Quando parlate della scheda video da 256 mega, vuol dire, si tratta di memoria RAM che è dedicata alla gestione dell'immagine video e risiede fisicamente sopra la scheda video. Macchine invece integrate usano una parte della memoria centrale dandola in prestito alla scheda video. Quindi a volte c'è una parte di memoria RAM che voi avete ma non potete usare perché è usata dalla scheda video per poter generare l'immagine. Quindi viene sequestrata dalla scheda video. E poi c'è un'ultima tipologia di memoria che va citata perché è diversa dalle altre. E risponde a un'esigenza molto specifica. Io vi ho detto 5 minuti, no, 5 minuti no, ma 15 minuti fa, appena accendo il computer, l'unica cosa che è in grado di fare la CPU è leggere l'indirizzo 0 della memoria ed eseguire l'istruzione che c'è scritta lì dentro. E questo è vero. Ma vi avevo anche detto che la memoria centrale si cancella tutte le volte che spengo il computer. E quindi quando lo riaccendo nella cella di indirizzo 0, nella RAM, in tutta la RAM, non c'è scritto niente. Ci sono scritti dei dati casuali, così come vengono. Allora, come fa la CPU quando parte a trovare un programma da eseguire, visto che la memoria RAM è stata totalmente azzerata? Ci deve essere una piccola quantità di memoria che non si cancella. Il calcolatore possa eseguire appena viene acceso. La sigla che si usa per questo tipo di memoria significa ROM, significa Read Only Memory, memoria sola lettura. Sola lettura vuol dire che è una memoria che la CPU non può modificare, può solo leggere, ma per contro non si può mai cancellare. Quindi neanche togliendo la corrente non si cancella. Che contiene questa memoria, contiene la parte, il codice di avvio del computer. Quindi quando voi accendete il computer, compaiono quelle schermate di testo con riepilogo dei dispositivi, permettono di impostare, no, il setup del calcolatore, eccetera, sono tutte videate, tutte operazioni che avvengono anche se voi non avete nessun hard disk, se non avete ancora installato nulla nel calcolatore. Perché quello fa parte di una memoria, si chiama a volte BIOS, BIOS, detto in italiano, Basic Input Output System, la parte minima, il software minimo che il costruttore mette dentro il vostro calcolatore. E serve solamente in questa fase di avvio del programma, per dare alla CPU un primo programma da eseguire con cui poi caricherà il sistema operativo e tutti gli altri software da hard disk, li mette in RAM e poi può cominciare a eseguirli. Ok, per oggi abbiamo finito. Domani cominciamo a vedere
cosa ci mettiamo nella RAM in termini di dati.